15 aprile 1967. Muore a Roma il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, uno dei più grandi attori comici italiani. Nato nel 1898, alla fine della Prima Guerra Mondiale, Totò intraprende la carriera teatrale nel Varietà. Trasferitosi a Roma, conosce il successo. Questo mese non mi ha pagato nemmeno le marchette, hai capito? Ma io ricorrerei ai sindacati, io. Mi raccomando, però, non dica niente, eh? Il suo personaggio, quasi una marionetta in bombetta e tight, si è ormai consolidato. Nel 1947 Totò sfonda anche nel cinema con I due orfanelli. Inizia per lui una nuova vita professionale che lo porterà a essere protagonista di quasi un centinaio di film.